L'abbreviazione più consona, secondo noi, di Pinguini Tattici Nucleari è PTN. Potete anche chiamarci Pingui, potete anche chiamarci Pin Tat Nuk. Però sembra più una maledizione in aramaico antico, quindi è meglio PTN. Sicuramente in a one kind of phone pingu. I want to find a software. No, sono americani con body call. Esatto, perfetto. È il movimento del labiale. Esatto. In caso di guerra nucleare, come del resto avverrà prima o poi, noi ci renderemo utili come... noi moriremo. Allora, i Ringo Starr di cui parliamo nella canzone sono tutte quante quelle persone che nella vita, in un progetto lavorativo, in una relazione, in tutti i luoghi dell'esistenza, si ritrovano per un motivo o per un altro a non essere quelli davanti alla luce dei riflettori, ma essere quelli che stanno un passo di lato. Abbiamo pensato fosse molto più figo omaggiare una tradizione, una storia come quella del festival, con più canzoni al posto che una sola, perché è il festival della canzone, ma anche delle canzoni soprattutto. Abbiamo preso una canzone che fosse un po', secondo noi, riassuntiva magari anche dello Zeitgeist, dei diversi... uso parole... Zeitgeist? Se posso. Dei diversi decenni. E chiaramente, oltre alla... insomma, ricerca delle canzoni per, insomma, cercare di andare incontro al decennio a cui appartenevano, abbiamo anche pensato ad una scelta musicale. Dovevamo avere anche dei certi criteri più tecnici musicali per unirle insieme, se no veniva fuori un putpurri anche bruttino. Un putpurri. Il numero. Ti sfido a trovare... non è così facile trovare delle band che hanno 6 componenti. In generale si sta sui 4, 3, a volte 5. 6 è piuttosto raro, quindi è una cosa che... E poi un'altra cosa è la bergamaschita, non ce l'ha nessuno. Beh, terzo direi Piero Pelù, se lo merita, e noi poi siamo... quest'anno anche poi particolarmente nani sulle spalle di giganti come lui, e lui quest'anno ha una canzone che si chiama Gigante, quindi si crea una sorta di uroboro di simpaticissime... Simpaticissime stasera, esatto, immagini. Secondo, io ti direi Anastasio, che ha un gran bel spacca. Pezzo, spacca, e anche lui. Primi... noi cazzo. Non è vero, dai. Umilmente. Io dico la mia, sicuramente se vinco vado a fare un giorno di vacanza sul lago di Iseo. Sono un ragazzo umile, eh? Io pensavo per me personalmente a farne almeno 3 o 4 un po' più lontano, poi devo capire ancora bene dove. Penso di fare una giornata alle Terme. Sì, di San Pellegrino? Alle Terme di San Pellegrino, Cap, non me lo ricordo. Io penso che farei una cena con i miei amici, che mi piace molto fare cena con i miei amici, in cui ordinerei una di quelle pizze tipo fantasia, in cui il pizzaiolo sceglie cosa metterci sopra, che per me è una roba enorme, che tu chissà cosa ci mette sopra, quindi in questa botta di vita. A me piacerebbe andare su uno di quegli aerei dove tolgono la gravità. E te, vabbè, non so cosa... vuoi dire qualcosa? Lui è un membro che non parla mai della band, quindi non so se ha davvero parole da dire, ma sentiamo. Allora, visto che ho tutto un crescendo, una giornata, due giornate, tre giornate, io farei 2 mesi di vacanza. Non lo puoi fare se non mi parte, ma purtroppo non è possibile, quindi non farò niente.